Ma chi è un contattista? Come nasce? Occupiamoci adesso del caso di Eugenio Siragusa. 25 marzo 1919, da una modesta famiglia, ex ufficiale del Dazio di Catania, ha cessato di lavorare nel 1972. La mattina del suo 33esimo compleanno, 25 marzo 1952, un raggio partito da un corpo luminoso apparso nel cielo lo investì e lo compenetrò di una nuova personalità. Così egli stesso racconta la sua straordinaria avventura. Vidi una stella in cielo che si avvicinava fluttuando, faceva sistole e diastole, sistole e diastole. Io, che avevo fatto 12 anni di carriera militare in marina e che avevo partecipato in due battaglie o tre croci di guerra, un valore, posso distinguere un aereo da un pallone sonda o viceversa, però notai che non era né l'uno né l'altro. Ebbi un po' di terrore, paura, perché pensavo ad un esperimento nucleare. Se non credo che abbiano, stanno sperimentando qualche bomba atomica, eccetera eccetera. Ebbi terrore, volevo scappare, volevo andare a casa, se rimasi paralizzato. Mi rannicai dietro il pilastro, guardando questa stella che man mano che si avvicinava si ingrandiva fino a diventare due volte grande, due volte la luna piena. Poi dalla parte notai che però che nella luce c'era come un cappello da prete, un cappello di cowboy, qualche cosa del genere. E poi vide dal centro di questo apparente oggetto nascosto tra la luce uscì un raggio luminoso a forma di chiodo rovesciato. Non illuminò la zona, ma fluttuava lentamente e secco. Hanno lanciato la bomba. Invece non è stato così. Questo raggio mi colpì in pieno. Mi alzai come se avessi incurgitato un tubetto di tranquillante, felice. Guardai questa luce con un senso di beatitudine dentro di me, con un senso di gioia indescrivibile, è difficile descriverlo. Poi il raggio si assottigliò come quando si spegne il televisore e l'immagine si assottiglia, rimane un puntino, poi si dilatò l'alone fluttuante e nuovamente si contrasse di colpo e si proiettò all'orizzonte. Poi fece un'altra volta questo movimento e sparì. Da allora io non sono più quello che ero prima. Continuiamo ancora a parlare di Siragusa. E lo facciamo volentieri, poiché le sue esperienze ci sembrano le più idonee, in grado di sintetizzare il grande discorso fatto dal cielo alla terra. Dopo l'esperienza iniziale, Eugenio li incontra per la prima volta e comincia per lui una particolare operatività. Come fu questo incontro con loro? Come stato l'incontro con loro? Il primo incontro con loro è stato questo. Io ero già, mi avevano preparato per 10 anni sulle vite previssute, vite precedenti, le precedenti vite, e poi si sono fatti vedere sull'Etna mentre si muovevano e attraverso un richiamo sensoriale loro hanno la possibilità, perché il cervello, e l'uomo deve imparare finalmente questa verità, il cervello è una radio ricevente e trasmettente. Infatti gli scienziati hanno copiato dai circuiti del cervello tutte le cose che fino ad oggi hanno inventato. E per via diretta mi hanno detto: vieni, ti aspettiamo. Allora io mi metto sulla macchina, vado,
arrivo in un mondo e vedo una luce meravigliosa, non vedo né niente, vedo soltanto luce, mi avvicino, vado, cerco di salire per vedere cos'è questa luce, e mentre sto per salire, vicino a una quercia, scendono due personaggi meravigliosi, con una luce propria, ed erano le ore 21 di sera, con una luce propria, belle, che emanavano una bellezza affascinante. Avevano una tuta bianca, un po' oscuretta, e mi hanno detto, dici, vieni figliolo, ti abbiamo aspettato. E mi hanno dato il famoso messaggio da inviare ai capi dello Stato affinché cessassero di portare avanti la scienza nucleare distruttiva, deleteria, in tutti i suoi aspetti. Ma l'hanno accettato. Adesso ne pagheranno le conseguenze, perché la Terra è ammalata, gravemente ammalata, e potrebbe fare la fine di Mallona. Gli effetti dell'esplosione nucleare sono noti a tutti. Ma le conseguenze a più vasto raggio dell'attività atomica, asservita quasi esclusivamente ai fini bellici, vengono ancora purtroppo sottaciute. Terremoti, variazioni climatiche, cancro, leucemie, malformazioni di ogni tipo, sono solo alcuni dei micidiali boomerang che stanno investendo l'umanità. A ciò va ad aggiungersi l'irrisolvibile problema di milioni e milioni di tonnellate di rifiuti tossici che hanno già destabilizzato l'ecosistema. Un quadro, questo, sicuramente apocalittico, di cui l'uomo non vuole ostinatamente prendere visione e coscienza. Ma non potrebbe essere questo, forse, l'avvento del famoso regno dell'Anticristo? La logica diabolica e spietata del 666 a cui tutti avrebbero dato il loro assenso? L'uomo ha avuto il compito di essere un enzima primario di questo globo terraqueo. È un enzima, così come sono gli enzimi del tuo fegato che stanno lavorando nelle cellule del tuo fegato per produrre il sangue, o nella milza, o in un'altra parte del corpo, elaborano, trasformano positivamente, però, per darti la linfa della vita, la dinamicità del corpo, per agevolare la crescita della tua anima. Per questo siamo qui, per trasformare l'humus di questo mondo, ma positivamente, non negativamente come stiamo facendo, non facendola morire, ma vivificandola. Per questo c'è, e non c'è più competenza tra le esigenze di questa madre generosa che è la Terra, che ci contiene, ci dà assistenza, e il nostro comportamento, che la stiamo violentando, la stiamo avvelenando, la stiamo uccidendo. Noi siamo degli enzimi cancerogeni. E allora ti racconto un breve incontro fatto con un biologo in Bolivia, nelle Ande boliviane, con degli extraterrestri. Questo signore l'incontra, capì, certo si è spaventato, ma l'hanno rassicurato, non siamo di questo mondo, a lei che insegna biologia vogliamo farci una domanda, deve vivere o deve morire il virus del colera? Tu che cosa avresti risposto, deve vivere o deve morire il virus del colera? Deve morire. Bravo, bravo, è quello che ha risposto il biologo. Estrella si chiamava questo biologo, e loro di rimando le hanno detto, e l'uomo perché dovrebbe vivere, professore, se è diventato peggiore del virus del colera?